Le notizie 60 secondi. Il maltempo di questo inizio settimana ha compromesso anche i collegamenti marittimi nel Golfo di Napoli. Il forte vento ha provocato la sospensione di diversi collegamenti marittimi con mezzi veloci per le isole di Ischia e Procida. Cancellati anche alcuni servizi di collegamento effettuato con navi traghetto dal porto di Pozzuoli per Procida. La terza sezione del Tribunale Amministrativo Regionale ha emesso una nuova decisione riguardante la stagione venatoria 2024. La Presidente Maria Abruzzese ha sospeso la preapertura della caccia per 4 specie previste dal calendario venatorio stilato dalla Giunta regionale: il colombaccio, la cornacchia grigia, la gazza e la ghiandaia. L'urna di San Gabriele dell'Addolorata torna sull'isola di Ischia dopo 22 anni. Sarà accolta lunedì prossimo 16 settembre al porto di Casamicciola. Domani, altro giorno di Open Day per la futura Ischia, dalle ore 10.30 alle 12 presso lo stadio Rispoli di Ischia Spazio ai giovani calciatori nati dal 2012 al 2015. Antonio Conte, allenatore del Napoli, è stato in vacanza ad Ischia durante l'attuale sosta di campionato che riprenderà con la trasferta di Cagliari. A distanza di circa un mese, noto personaggio del mondo del calcio ha fatto ritorno sulla nostra isola cercando di ritagliarsi questa volta un periodo di pieno relax. Prossimo appuntamento domani alle 13.